Ciao a tutti, ecco qui cosa abbiamo pensato di fare questa volta. Un po' di caffè solubile, ho messo dell'acqua, ora vediamo con un pennello, come se fosse un acquerello, lo passo sul legno. L'effetto è quello di un marroncino tendente al giallognolo che dà un colore particolare. Ecco che in questo caso con i girasoli che avevo fatto qualche giorno fa, avevo messo il video, vi faccio vedere cosa si può fare. Lascia un colore un pochino giallognolo, come dicevamo, poi quando si asciuga si scurisce un pochino, e qui dipende da quante passate diamo di caffè. Io ho usato il caffè solubile, ma la stessa cosa anche con il caffè normale della moka o l'espresso. Do due mani. Ed ecco qui, poi do una tamponatina giusto per togliere l'acqua in eccesso. E così abbiamo dato un effetto un po' diverso rispetto alla sola pirografia, solo ai petali del girasole, non alle foglie, ho pensato così. Spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per l'attenzione, provate anche voi se vi fa piacere. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao a tutti, non dimenticate di continuare a seguirci e iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica. A presto!